Benvenuti, in questo tutorial proveremo ad installare Microcase su una VPS Ubuntu. Che cos'è Microcase? Per chi non lo sapesse, è una distribuzione Kubernetes gestita appunto da Ubuntu, quindi permette appunto di installarsi Kubernetes su uno o più server, insomma di costruirsi il proprio Kubernetes autogestito, quindi senza passare da alcuni vendor. Quindi ora noi lo installeremo su una singola VPS, ma in teoria poi si potrebbe creare una serie di nodi di server Kubernetes, di cluster, un cluster Kubernetes distribuito con MicroKey. Noi ci baseremo intanto solo su una VPS e poi magari in futuro faremo dei tutorial su come riuscire a costruirsi un proprio vero cluster Kubernetes in casa, insomma, senza passare dai Kubernetes gestiti dai vari Amazon e compagnia. Avevo già provato a fare una roba del genere in passato, troverete anche alcuni tutorial in merito, per ora proviamo MicroKey, che sembra abbastanza interessante, e quindi niente, potete installarlo in locale o online su una VPS. Io ho fatto su una VPS e quindi cominciamo. Allora, seguiamo le istruzioni qua. Si installa con Snap, quindi andiamo sulla nostra VPS. Per prima cosa facciamo un apt-get update. Sudo snap install microkey -classic. Io non uso il sudo perché sono già utente di root sulla mia VPS, però non abbiamo installato snap, quindi lo andiamo a installare. apt install snap d, installiamo. Scusate, adesso andiamo ad installarci MicroKey, quindi snap install MicroKey -classic. Ci metterà un attimino perché non è proprio leggerissimo, deve installare un sacco di add-ons, eccetera. Ok, sembra averlo installato, quindi facciamo MicroKey 8S. Ah, scusate. MicroKey 8S, come vedete, ci stampa un po' di info. Adesso andiamo ad abilitare alcuni moduli. Facciamo MicroKey enable dashboard, poi abilitiamo i DNS, poi abilitiamo ingress e credo che per adesso non ci serva niente di più. Andiamo a vedere cos'è la dashboard, eccetera, eccetera, ma adesso facciamogli abilitare. Perfetto. Ora, come sapete, con Kubernetes si usa il comando kubectl. In microcubes bisogna fare per utilizzare kubectl il comando appunto che permette di operare su Kubernetes. Bisogna prima chiamare minikube, quindi microkey8s kubectl. In questo modo appunto ottenete appunto accesso all'utilizzo di kubectl. Siccome è un po' tedioso dover tutte le volte fare microkey8s kubectl, possiamo creare un alias nella nostra bash in modo da poter utilizzare kubectl senza dover tutte le volte prima mettere microkey.
farlo dobbiamo far così. Lanciare ECO e poi tra virgolette alias kubectl uguale micro e micro case kubectl, insomma chiuse virgolette, chiuso apice, chiuse virgolette, maggiore, insomma tilde slash, e andiamo appunto a scriverlo nel nostro bash rc, almeno questo su Ubuntu. Su altri sistemi operativi non so bene, comunque al massimo utilizzate micro key kubectl, se proprio non riuscite a metterlo non è fondamentale, è solo per risparmiare un po' di fatica, insomma, questa cosa. Quindi se ora io faccio kubectl, forse bisogna fare un refresh del terminale, quindi dobbiamo uscire e ricollegarci. Ok, boh, fatto questo passiamo alle cose importanti, ovvero proviamo ad accedere alla dashboard prima di lanciare un qualche pod. Per farlo dobbiamo fare micro key 8s dashboard meno proxy. Perfetto, come vedete ci ritorna questa chiave che noi ci copiamo e poi ci dà questo indirizzo. Allora, in locale, se state facendo questa cosa in locale, potete accedergli perfettamente a questo indirizzo. Se siete invece su una VPS, dovete allora prendere l'ID della vostra VPS, tipo questo qui. Io uso Firefox per fare questa cosa perché purtroppo Chrome, quando non vede l'HTTPS, mi dà un po' di problemi, quindi se non riuscite a farlo da Chrome, provate con Firefox. E poi prendiamo la nostra porta 10.443 e ci copiamo la chiave, questo token qua. 10.443, 10.443, quindi ok. Come vedete vi dà, dovete sbloccare la cosa perché non c'è l'HTTPS. Come vedete adesso qua vi chiede il token, lo incollate dentro, fate sign in e come per magia Johnny siete all'interno della vostra dashboard per monitorare Kubernetes. Ora proviamo a lanciare dei pod, andiamo a fare un deployment Kubernetes, utilizziamo l'esempio standard che c'è qui da qualche parte. Andiamo a vedere, il DNS abbiamo attivo, il nostro primo servizio Kubernetes. Ok, proviamo a lanciare questo microbot, quindi chiudiamo il nostro proxy, facciamo ok. Lo lanciamo, ora andiamo a creare, adesso facciamo kubectl o micro key kubectl get pods, come vedete ne abbiamo uno attivo, get service, andiamo a vedere i servizi attivi eccetera, insomma comunque trovate già dei tutorial su alcuni comandi basi di Kubernetes su questo canale. Adesso andiamo a duplicare i nostri pods. Andiamo a scalarli, quindi andiamo a vedere. Ok. Non siamo timidi, scaliamo. Abbiamo tre pod sul nostro cluster Kubernetes, sul nostro nodo Kubernetes. E fatto questo, dobbiamo andare ad esporre il nostro servizio, il nostro deployment, altrimenti non possiamo raggiungerlo dall'esterno. Per farlo utilizziamo questo comando. Lo incolliamo qua, come vedete abbiamo detto di esporre la porta 80, quindi adesso noi facciamo get services e come vedete abbiamo il nostro container esposto sulla porta 31349, quindi facciamo copia, andiamo qui. Incrociamo le dita, ok, ci dice che non è sicura, ok, riprova. Proviamo a togliere l'HTTPS un attimo. Ok, eccolo qua. Come vedete questo è l'applicativo insomma che abbiamo installato, quello di demo.
e non è niente di speciale, insomma, vi stampa solo il nome dell'host, però comunque, insomma, come vedete, Kubernetes funziona, o meglio, MicroKey funziona, e anche qui in futuro faremo altri tutorial su come utilizzare lo storage. Mi piacerebbe provare a installargli MineIO come storage, eccetera. Insomma, faremo un po' di esperimenti, si spera, tempo permettendo. E quindi niente, se questo tutorial vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.